voglio ricordare, e credo già di averlo fatto in apertura di trasmissione, che in questo momento in trasmissione abbiamo la persona che ha più presenze con la maglia del Giulianova come giocatore, il giocatore con più presenze nella maglia del Giulianova, e il giocatore che ha segnato più gol con la maglia del Teramo, cioè Giancarlo Pulitelli. Quindi insomma abbiamo un pezzo di storia bianco-giallo-rossa, perché il giocatore con più presenze di Giulianova è il giocatore con più gol del Teramo, quindi insomma meglio di così credo che non si poteva fare insomma questa sera, no? Ma Giancarlo a quest'ora grazie. Già deve stare a dormire, che fa Giancarlo? No, ancora Francia non cominciare. già di pronto. Provoca Giancarlo, già ti provoca. Adesso già provoca. Siamo troppo amici e Giancarlo. Credo, ecco, bene bene. È difficile Giancarlo... che ci proviamo tra di noi ormai, troppo un rapporto bello nato tanti anni fa. Come credo che questa sia... Poi parleremo anche dei Teramo Giulianova dei vostri tempi, ma anche che cosa vi aspettate per questo Teramo Giulianova. Allora, Giancarlo, com'è nata questa vostra amicizia? Ma è nata prima che iniziasse quel famoso derby, diciamo il primo derby di Serie C, diciamo che a Teramo venivano Marà a portare il pesce, una cosa o un'altra, io giustamente andavo a fare la spesa e questi mi raccontavano, dice adesso quando viene Giulianova Giorgini e tutti gli altri ti stanno aspettando, una cosa o un'altra, ho detto va bene, ho detto non sarà una guerra sicuramente, però io ero abituato a fare le guerre, cioè, avevo giocato già 4 anni, 5 anni giù con la Torres in campionati duri in sede in campagna, no? Vabbè, se dobbiamo fare la guerra, facciamo la guerra. e vabbè, è stata la prima partita che abbiamo fatto, guerra non c'è stata, anche perché poi lui non è che mi doveva marcare Francesco, però visto e considerato che tanta gente parlava di Francesco una cosa o un'altra, alla fine della partita sono andato là e gli ho detto guarda, facciamo una cosa, visto e considerato che non ci siamo dati mazzati, non ci siamo dati botti, facciamo una bella cosa, andiamo a mangiare qualche cosa al ristorante, ci vediamo, e da lì è nata questa amicizia. Poi io sono andato a casa quando c'era il papà. Sì, che poi non è che siamo, io non sono un grande mangiatore, anche lui Francesco, siamo in due, dico Francesco parla pure, siamo in due Giancarlo, siamo in due, non e così quindi è stata questa vostra amicizia insomma, dal campo di calcio poi proseguita insomma anche nella vita privata. Cioè, io penso che il rettangolo di gioco è una cosa, fuori tutta un'altra, fuori tutta insomma un'altra cosa, è giusto così. Vi faccio vedere alcune foto che ho ritrovato anche andando un po' sui social. Questa l'abbiamo messa come lancio proprio della vostra presenza, proprio questa Fadini credo che sia stata fatta, perché dietro riconosco. Sì, questa è stata, ma ero invitato per un amichevole, c'erano tanti altri giocatori d'estate. Mister, qui era lei il padrone di casa praticamente, perché guarda, questa foto è a Giulianova, no? Sì, ma il discorso che diceva Giancarlo, tra io e Giancarlo è un'amicizia di tanti anni, anzi è diventata un'amicizia familiare tra io e Giancarlo. Noi è normale che quando giocavamo d'avversario, io giocavo per il Giulianova e Giancarlo era per il Teramo sicuramente. Non eravamo solo noi, tra parentesi, perché certo, c'erano altri giocatori importanti. Però con Giancarlo è subentrato un rapporto di famiglia, di amicizia. Una volta ci fu una cena a casa mia, ai tempi di Maurizio Bruno, che lui era un grande mio stimatore che mi voleva convincere a venire a giocare a Teramo, e c'era quella cena, c'era io, Giancarlo, Francesco Di Francesco. No, però nel senso, era una cosa impossibile, perché non si poteva fare, sinceramente.
Però io e Giancarlo ci sentiamo spesso, tuttora, quando è d'estate andiamo insieme al mare, quindi c'è un rapporto di amicizia fraterna. Ma non è una bella amicizia a te, perché quando mi chiama lui, sai che mi fa? Ciao Giancarlo, che stai a fare? Io ho detto, io vado a fare la spesa, e lui mi dice, io sto passeggiando sul lungomare. Bella cosa, io faccio apposta. Allora, vi faccio vedere altre foto che ho ritrovato, eccole qua, dato vi faccio anche, ecco qui, questa è quella, la prima che abbiamo visto. Poi, ecco qui, Giancarlo Puritelli ai tempi del Teramo, calciatore con la maglia del Teramo, poi andiamo a vedere anche Francesco Giorgini con la maglia del Giulianova, sempre più o meno lo stesso periodo, qui siamo allo stesso periodo, e poi una foto che, di cui avete già parlato voi al Mar Insieme. Abbiamo anche questa. Con qualche anno in più. Camminando sulla spiaggia di Giulianova. Ecco. Sì. Allora, che vi aspettate per questo derby che è tornato in campionato dopo tantissimi anni? Adesso deciderà anche la vincente della Coppa Italia tra Teramo e Giulianova. Parto da Francesco Giorgini, poi vado a Giancarlo Puritelli. Mister. Guardi, io ho visto la partita di campionato tra Teramo e Giulianova. Vabbè, il primo tempo fu meglio il Giulianova, il secondo tempo meglio il Teramo. Adesso sinceramente non lo so, dopo io ho seguito sia le partite, ma non tutte le partite, quindi dare un giudizio è normale, da Giuliese mi fa piacere, come chiedi Teramo mi fa piacere che vinci il Teramo, però sinceramente se il Teramo sta facendo un campionato strepitoso, la stessa cosa alla fine è il Giulianova, se lo giocano loro due, adesso la partita secca non lo so come andrà a finire. Io mi ero dimenticato di far vedere un'ultima foto, tra l'altro. Eccola qui, è Francesco Giorgini a Teramo. Ce l'abbiamo, la foto di Francesco Giorgini a Teramo. Eccola qui, della partita di quest'anno, insomma. Sì, settore c'era mio nipote, il nipote piccolo. Vabbè, dove stare tutti di Giulianova. Sì. Si era imboscato. Sì, ma per forza, già. Ma no, sai che c'è, allora a noi piace, a me piace il calcio come piace Giancarlo, però la cosa bella nostra del giocatore, sai che era, che in 90 minuti era normale Giancarlo come tutti gli altri, Cavucci, lo stesso Piccione del Terzo, e 90 minuti avversari veramente, finita la partita, però amici, che dopo no, uno non deve aver paura perché se esce a Teramo deve fare attenzione, oppure se uno viene a Giulianova, io quelle cose là sinceramente non li sopporto, devo dire la verità, perché 90 minuti ognuno fa, è normale, tipo la propria squadra, dopo amici più di prima, succede gli incidenti, io dico che cosa risolvi, ma non solo per Giulianova Teramo, nel calcio succede in tutti i posti, e in generale. Dispiace perché dopo magari viene coinvolto anche degli amici che tu conosci, magari ti incontri al mare oppure si incontra a terra, ma non risolvi niente, quello che ti dispiace. Però il calcio è fatto in questo modo, pazienza. Per Giancarlo Puritelli, che derby sarà quello di mercoledì prossimo, tra 9 giorni, tra Teramo e Giulianova? Ma il derby si sa, è nato, diciamo, tempi andati erano... Prima si facevano le selezioni nella città, no? Le migliori squadre poi andavano a fare il campionato. È regolare, il derby ti dà una carica, deve avere una carica diversa, una concentrazione, una carica nervosa, perché ti mette anche ansia, secondo i derby che devi fare, perché diciamo sinceramente... Non è, c'è sempre un grande coinvolgimento delle persone che magari incontri per strada già una settimana prima o un mese prima qui succedeva, e giustamente tu, uno che ama il calcio, una cosa si deve preparare, non è facile affrontare. Io ho giocato derby pesanti, io ho giocato Regina Catanzaro Regina, poi Turris di Savoglia, giù, quando giocavi giù era diverso anche, e giustamente uno che quando affronta, devi dare sempre un qualcosa in più di una partita normale, hai capito?
però diciamo, è il bello che se vinci veramente fai felice tanta gente, se magari le cose vanno male, diciamo, ci stai proprio male te come calciatore. Oggi non lo so com'è, perché vedo una cosa, quando perdono ridono tutti, magari qualcuno di noi magari si metteva pure a piangere, no? Quando perdevamo un derby, oggi ridono e si mettono a posto i capelli, oggi è così, eh? Diciamo. Poi per quanto riguarda questa partita, io penso una cosa, sia da una che dall'altra parte pensano di giocarsela alla meglio, giustamente, poi là sta anche la differenza, perché diciamo sinceramente sono due belle squadre sicuramente, perché stanno facendo bene. Teramo giustamente ha 6 punti di vantaggio, gli capita anche questa situazione della Coppa Italia, giocando anche in casa, la partita è difficile, bisogna vedere poi le situazioni, quelle che sono. Io voglio ricordare che nel derby di andata anche Giancarlo Puriteri era presidente al Bonolis, perché ricordo che venne intervistato dalla nostra Giusy Cingoli in tribuna, quindi c'era anche lui, uno in tribuna e uno... Sì, ma è l'unica partita che ho visto, perché poi non ci sono venuto più, per motivi miei, non è che, per carità... mancherebbe, certo. Però una domanda ce l'ho per tutte e due: il ricordo più bello e il ricordo meno bello delle vostre lunghe carriere, partendo da Francesco Giorgini e poi Giancarlo Puritelli. Quella di Francesco Giorgini è una lunghissima carriera anche da allenatore, tra l'altro, quindi è ancora più lunga. Sì, da allenatore 25 anni ho fatto l'allenatore, da calciatore tolto 2 anni ad Arezzo a 19 anni, dopo ho fatto sempre Giulianova, ho fatto 400 partite col Giulianova. E quindi da calciatore sicuramente col Giulianova. La partita che ricorda la peggiore, quando in casa il Teramo ci vinse 2-0, che fece gol Giancarlo su il Commiano Vernisi, fece rigore su Giancarlo proprio, su Puritelli. E perdemmo 2-0. E la più bella soddisfazione per me come calciatore fu quando a Teramo, l'anno che noi come allenatore avevamo Manente, perdevamo 1-0 a 2 minuti dalla fine, mi sembra, fece i gol io su calcio di punizione e finì 1-1. Per me fu una soddisfazione, anche perché io ero un terzino fortificante. Giancarlo era la forza della natura in quel periodo, la coppia di attaccanti come Giancarlo e Chiodi, c'era Giancarlo e Pelliccia, anche noi comunque avevamo Ciccotella e Groppe, eravamo i giocatori. Nella carriera di Francesco Giorgini il ricordo più bello, il ricordo più brutto sono ambedue legati al Teramo, perché giustamente in Teramo Giulianova c'è il ricordo più bello. Da calciatore io ho fatto, penso, di campionati sicuramente di più di 20 derby, dove se ci metti la Coppa Italia una trentina. Noi ne abbiamo rimandati tanti anche con Francesco Giorgini allenatore in panchina con, ma da allenatore ti dico la verità, col Giulianova ricordo con il 2-1, quello con Rumignani, l'anno di Rumignani c'era Francesco Giorgini mi trovavo i primi anni d'allenatore, sì, diciamo, prima che successo quell'incidente a De Patria a Teramo. Quello l'anno prima, lo 0-0, quello dello 0-0, sì, quello. E l'anno dopo il 2-1 con Rumignani. Sì. E dopo col Teramo vincemmo in casa una volta, mi sembra, la Coppa Italia per 3-0, però diciamo, ecco, più ho vissuto più da giocatore che da allenatore con il Teramo, sì. Perché una volta mi sembra, cioè, venne a giocare con il Teramo col Gubbio, mi sembra. Però diciamo, ecco, col Teramo più caldo è stato calciatore, non tanto da allenatore. Giancarlo Puritelli, ricordo più bello e ricordo più brutto? Questo il ricordo più bello sicuramente quando una mattina sono uscito di casa e il Napoli mi aveva comperato. Certo. Finire sapevo, a Napoli credo che sia il sogno di qualsiasi giocatore. Il sogno di qualsiasi giocatore, una cosa o un'altra, sono andato lì... sono andato in ritiro, tutto quanto, facevo con il ritiro, ma allenatore noi andavo bene. Gioco la prima partita di Coppa Italia, faccio gol, andiamo a fare un amichevole, faccio gol, andiamo a giocare con la Lazio, vinciamo 1-0,
ritorno, perché io non dormivo a Napoli, dormivo ancora a Torre del Greco. Questo era il modo, il sistema di come trattavano i giocatori prima. Io stavo da mia moglie, erano 10 di sera, io ho detto sono le 10, vado a dormire, mi ero andato a allenare. Quando suonano alla porta, di sotto, dice guarda, ti vogliono, c'è un signore che ti vuole. E te chi è che mi viene a bussare a casa di mio socio, una cosa o un'altra? Scendo e dico, dica, lei deve venire con me. E ha detto, dove dobbiamo andare, gli faccio io. A Reggio Calabria. Cosa? A Reggio Calabria. Ma voi siete tutti matti, io non ci vengo, non vengo a Reggio Calabria. Sono dovuto andare tutta la notte a cercare Ferlaino, tutto quanto, perché devo andare a Reggio Calabria. E dico, ma come? Io gioco, mi manda via, perché mi voleva la regina che mi aveva visto cose, mi voleva. Poi è rientrato umile, e dico, io insomma sono dovuto partire di notte per andare a Reggio Calabria senza che nessuno mi avesse detto, un dirigente fosse venuto lì a dire guarda devi partire, già nessuno. Ma poi durante la notte sono andato da Ferlaino e io non ci vado, dice vabbè allora te ne può andare anche a casa. E poi dopo che ho fatto, sono stato a Reggio, ho trovato il mio maestro, il grande Scoglio, che lui è il preparatore, no? Vabbè, chiudiamo qua questa cosa brutta, che ancora me la porta appresso. È andato a Napoli, tutto legato a Napoli e Reggio Calabria, insomma, tutte e due. No, ma io sono stato a Napoli, io mi sono allenato, io ero stato uno richiesto da 5-6 squadre di A, già ero della Roma, poi mi sono fatto male, sono dovuto andare alla Spezia, quando stavo a Teramo, invece da mandarmi in Serie A come ci avevano richieste, mi hanno mandato a Alessandria, no? Ma voi lo sapete perché mi hanno mandato a Alessandria, no? È questione di soldi e tanti. Però dopo che sono venuto qui, dovevo andare ad Ascoli. Proprio Mazzone, lui me l'ha detto, ma perché non ti vogliono mandare? Che vuoi fare? Poi dovevo andare a pescare, niente da fare. E allora, poi sono finito qui perché tanto c'è. Io dico una cosa, che nella vita, tanto il tragitto... Prego, continua Giancarlo, cioè, dopo vado da Mister Izzotti. No, dico il tragitto della vita nostra già è segnato. Chi mi diceva che io dovevo venire a giocare a Teramo? Giusto un pazzo poteva fare. Tu non vai dalla B da là dopo 10 mesi perché c'era il colera, vengo a giocare qui. Giusto un pazzo, che io neanche mi allenavo. Io mi allenavo, venivo il mercoledì. Questo qui, allora, però diciamo sinceramente, poi dopo passano gli anni, stai bene come cittadino, l'estate te ne va al mare a Giulia, no? Tu ormai sei un teramano d'adozione, quindi ormai sei teramano a tutti gli effetti, quindi ormai sì, ma sì, no, sono teramano, però diciamo come adozione senz'altro, però dentro sono pure romano, certo, perché io ho vissuto sempre in un contesto difficilissimo a Roma, Villa Cordiale, queste cose, insomma non è facile, non è che qualcuno, ero uno che avevo vissuto, hai visto i film di Pasolini, così, quando io andavo a giocare io non c'avevo paura di nessuno, proprio, e neanche ero cattivo, veramente. Allora, diciamo sinceramente che Teramo mi ha dato tanto la gente tuttora, ma quello che è più importante nel calcio è che ti dà la possibilità di conoscere tantissima gente, tantissimi amici, che magari questi ricordo, e magari dopo ti fa pensare, perché se andiamo a vedere le squadre, il primo incontro che abbiamo fatto io e Francesco, tanti sono morti, hai capito? Diciamo sinceramente, dobbiamo essere anche contenti che siamo ancora qui. Fortunati, sì. È vero. Questo,